Onorevole, in comune per firmare il referendum? Beh, intanto piccolo aneddoto, lei trova chiuso l'ufficio elettorale e quindi banchetto qui all'esterno, notizia nella notizia la bandiera di Forza Italia. Allora, sia il referendum e anche a Forza Italia, Scajola. Beh sì, Forza Italia io ho contribuito a fondarla, ho contribuito a costruirla e radicarla sul territorio e intendo ancora contribuire allargandola alla costruzione del partito dei moderati di cui questo paese ha bisogno. Ma credo, come ho sempre detto, che non essere più parlamentare non significa che io smetta di fare politica, sicuramente si dovrà fare in modi e in forme nuove, ma la passione non mi manca, gli amici ci sono tanti che me lo chiedono, troveremo i modi e le forme senza incombere per dare consigli e per aiutare questo paese che è in grande difficoltà anche perché nei partiti c'è grande confusione. Ritengo che sia necessaria una profonda riforma della giustizia in un paese in cui se ne parla da tanti anni ma in cui il Parlamento ha dimostrato di non essere in grado a farlo. E quindi i referendum sono un'occasione per aprire un dibattito su questo tema, non per fare delle campagne contro i magistrati, ma neanche per fare delle campagne a favore dei magistrati. Semplicemente per riuscire a realizzare una giustizia giusta che dia pari garanzie all'accusa e alla difesa e che permetta al giudice terzo di poter dare la verità sulle fatti che a loro vengono sottoposti. Parliamo di Banca Carige. Per fare dispetto a Scajola hanno segato fuori due province, Imperia e Savona. No, non è un dispetto, non lo intendo in questo modo. C'è stata una forte pressione della Banca d'Italia di fronte a difficoltà oggettive. C'è stata un'azione affrettata che non ho condiviso, prima nell'azzeramento e poi nella scelta. Ma credo che sia ancora una fase di provvisorietà in attesa di un assestamento.